Il relatore facente funzioni, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. La ringrazio, Presidente. Terrò la relazione in sostituzione del relatore, senatore Giacobbe. L'Assemblea esamina il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione, così come citata dalla Presidenza, fatta con allegati a Roma nel marzo del 2019. Voglio ricordare che lo Square Kilometer Array è un progetto internazionale di rilevamento di onde radio mediante un radiotelescopio in costruzione in Australia e in Sudafrica, finalizzato a sondare lo spazio profondo. L'infrastruttura che una volta costruita costituirà il più grande radiotelescopio di ricerca nel mondo potenzierà di 50 volte la capacità massima osservativa dell'universo oggi esistente nella banda radio e consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, garantendo anche importanti applicazioni nel campo della telefonia mobile mediante l'ottimizzazione dell'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari. Indicata come uno dei progetti più importanti dalle roadmap prodotte dall'ESFRI, ovvero da quei documenti strategici sulla visione complessiva del sistema di infrastrutture di ricerca europeo, su cui si basa il futuro della competitività scientifica dell'intero continente, l'infrastruttura SKA rappresenterà un'avanguardia mondiale, aprendo la strada allo sviluppo di nuove conoscenze sulle leggi fondamentali che governano l'universo e su innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale. L'Italia, che vanta una notevole tradizione nel campo della radioastronomia e che è coinvolta in numerosi progetti internazionali in materia, partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto Nazionale di Astrofisica ed ha aderito alla fondazione della SKA Organization, la società di diritto inglese alla quale le diverse agenzie nazionali dei paesi aderenti hanno affidato il compito di predisporre gli aspetti tecnici dell'infrastruttura. Il coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato sin dai primi anni come un volano non solo scientifico ma anche economico ed industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore. La relazione introduttiva al provvedimento sottolinea in particolare che la partecipazione italiana al progetto assume la valenza di uno strumento di politica industriale, tale da consentire all'industria nazionale di accrescere la propria presenza in aree geografiche emergenti del mondo a partire dall'Africa, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne dell'infrastruttura stessa, o di consolidare la propria posizione in altre aree con cui si condividano già floridi rapporti commerciali, come nel caso appunto dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto. Il disegno di legge di ratifica di questa convenzione consta come solito di 5 articoli e, con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 relativamente alle spese di costruzione, in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2030 per le spese di gestione e in 7.680 euro annui a decorrere dal 2020 per le spese di missione. Non presentando il testo profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, si propone l'approvazione del disegno di legge in questione da parte dell'Assemblea. La ringrazio, Presidente. Grazie, senatore Petrocelli.